Salve, sono Gennaro Esposito, siamo qui alla Torre del Saracino, a Marina di Seiano, Vica Quenze, concorso Acqua di Chef, ci rivediamo, ci rincontriamo. Il tema di quest'anno è la mia tradizione, quindi dobbiamo con orgoglio e con grande partecipazione raccontare un piatto che rappresenta la nostra storia, la nostra tradizione, e io oggi vi racconto la pezzogna all'acqua pazza. Un'acqua pazza un po' particolare. Adesso vi racconto gli ingredienti. Pomodorini del Pennolo del Vesuvio, pezzogna che abbiamo sfilettato ma abbiamo tenuto la testa e con le rische faremo una preparazione. Un cipollotto nocerino che sarà un tocco di verde a questo piatto. Aglio, peperoncino, prezzemolo e una fogliolina di basilico. Andiamo subito al procedimento. L'aglio fresco, un po' di peperoncino, olio extravergine, ecco qua, come vedete abbiamo tutte le parti qua, la guancia, vedete, tutte le parti della testa, che è un po' salato, mettiamo un ciuffetto di prezzemolo, ecco qua, e i pomodorini, un pizzico di sale ancora, un po' di olio ancora, e questa è la base dell'acqua pazza, che metteremo in forno per 20 minuti a 85 gradi. A questo punto della preparazione passiamo al cuore del pesce. Quindi la nostra pezzogna sfilettata diventerà chiaramente altre due preparazioni. Da un lato abbiamo il filetto centrale che passeremo a cuocere in maniera molto semplice, e invece un'altra restante parte, che è della pancia e della coda, faremo una sorta di polpettina aromatizzata e anche, diciamo, una parte cruda che mettiamo a marinare con olio extravergine, sale, un goccio di pepe, e poi prepariamo filetto centrale che abbiamo già tagliato qui, vedete, bello preciso, e una parte che ci servirà per fare questa polpettina aromatizzata. Per ricapitolare, abbiamo una parte cruda marinata con sale, pepe, olio extravergine e mettiamo qualche goccia di limone. Come vedete l'abbiamo aggiunto in un secondo momento perché sennò il limone prende il sopravvento. Poi filetto centrale che fra poco andiamo a cuocere in maniera molto semplice in padella, la parte della pancia e della coda che condiamo con un pizzico di sale, veramente poco, una goccia di colatura di alici, olio extravergine e qualche goccia di limone anche qui. Cuoceremo questa polpettina a 90 gradi per 15 minuti, che manterremo gli umori del pesce abbastanza vivi. Allora, siamo al momento dell'impiattamento. Qui convergono tutti gli sforzi, tutto il lavoro e soprattutto tutto il dettaglio del sapore che vogliamo ricavare da questo piatto tanto semplice ma tanto complesso. Perché oggi in effetti si svolge in tante cotture e soprattutto in racconti di tante parti diverse. Cominciamo dal pulire il pesce. Giuseppe comincia dagli occhi, che mettiamo in questo cucchiaio bucato e recuperiamo tutta la parte gelatinosa che aggiungeremo al couscous con un pochino di zafferano e delle fave fresche. Sistemeremo questo couscous in questa piccola ciotolina, sarà la base per appoggiarci sopra la parte della guancia, una parte, come tutti i gourmet sanno, ricchissima di sapore e che stranamente viene valorizzata molto poco. Ovviamente metteremo anche la parte delle branche, che è buonissima e avrà anche un bel ruolo di decorazione. Qui invece valorizzeremo la parte cruda, quindi faremo questa specie di rotolino con delle erbette aromatiche, della misticanza aromatica, fresca. Adesso chiaramente noi
tutto questo ben di Dio non è che lo sprechiamo, quindi lo mettiamo in questo tassino, attraverso questo pestello lo pestiamo e ricaviamo un succo che sarà poi quello che emulsioneremo con olio extravergine per ottenere questa salsa che è un condensato di acqua pazza. Questa salsa sarà la compagna della polpettina, eccola qui. In ultimo, quello che è la parte più delicata, che è del filetto centrale, scottato semplicemente senza nulla, giusto un pizzico di sale. L'abbiamo appoggiato su degli asparagi bianchi e verdi per dare una pennellata di mineralità al piatto. E a questo punto la salsa all'acqua pazza che abbiamo ricavata, appunto schiacciando, pestando tutto l'insieme delle teste, sarà il giusto completamento del piatto. A questo punto il nostro piatto non aspetta altro che essere arricchito dalla salsa all'acqua pazza che abbiamo emulsionato e montato semplicemente con olio extravergine di oliva. Un goccino qua e sul filetto centrale. La salsa ha arricchito il nostro piatto e quindi adesso è solo il momento di degustare questa pezzogna all'acqua pazza a modo, diciamo, a modo nostro. Provatela a fare, perché in fondo è facile, certo un po' di tentativi andranno fatti, però questo è un piatto tanto semplice ma tanto tanto ricco di sapore, perché quando si parla di tradizione si parla di sapore, non c'è niente da fare. Buon appetito!